Sicuramente a qualcuno di voi sarà capitato che dopo aver eliminato un sistema operativo, nel BIOS, più precisamente nella sezione Bot, rimane ancora l'opzione per avviarlo. Stanchi di vederla lì, avete provato a toglierla, resettando il BIOS e provando con altri metodi, non siete riusciti a toglierla. Se avete questo problema, siete finiti sul video che fa il caso vostro. Infatti oggi vi mostreremo come eliminare le voci inutilizzate che rimangono nel BIOS. Prima di iniziare, vi diciamo subito che l'operazione di per sé è molto semplice, ma se fatta in modo errato o eliminate le voci sbagliate, può impedire l'avvio degli altri sistemi operativi. La prima cosa che dovremo fare è aprire il prompt di comandi. Basta cliccare su Start e digitare cmd oppure prompt di comandi ed eseguirlo come amministratore. Quando si sarà aperto il prompt dei comandi, dovremo digitare bcdedit enum firmware e premere invio. Adesso dovrebbero comparire le varie opzioni di avvio che normalmente si trovano nel BIOS. Scelta l'opzione di avvio che vogliamo eliminare, basterà digitare bcdedit, delete e inserire il numero di identificatore e premere invio. A questo punto, se riavviate il PC ed entrate nel BIOS, l'opzione non ci sarà più. Per prima cosa apriamo il prompt di comandi, recandoci in Start e digitando cmd oppure prompt di comandi e lo eseguiamo come amministratore. Quando si sarà aperto il prompt di comandi, dovete digitare bcdedit v. E premere invio. Dopo che abbiamo premuto invio, compariranno le varie opzioni di avvio del Windows Bot Manager. Per eliminare la voce di avvio del sistema operativo che non volete, basterà solo che digitate bcdedit, delete e premete invio. Ovviamente, dopo delete dovete inserire il numero identificatore correlato al sistema operativo che volete togliere. Come avete visto, il procedimento non è difficile, anzi, è molto semplice. Dovete solo avere un po' di attenzione in quello che fate per non creare problemi. Se vi è piaciuto il video, ricordate di mettere mi piace e di iscrivervi al nostro canale.